Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6 che apriamo con il consueto bollettino legato al coronavirus nella nostra regione. In crescita i ricoveri anche in terapia intensiva nell'ultimo bollettino appunto in Abruzzo. Aumenta anche la percentuale di positivi sui tamponi e i decessi restano ancora elevati. Il servizio di Alfredo Primante. Torna in doppia cifra la percentuale di positivi sui tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Sono 192 i nuovi casi di coronavirus che emergono dall'analisi di 1766 tamponi. Pesante anche il bilancio dei deceduti, 19 nuovi casi che portano il totale a 1057 da inizio emergenza. Ma rispetto al numero dei pazienti deceduti, 12 casi riguardano decessi dei giorni scorsi e comunicati soltanto oggi dalle ASL. Aumentano di 599 unità le persone dimesse o guarite a quota 16.336. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi guariti e dei deceduti è di 14.882, meno 427 rispetto a ieri. Salgono i pazienti ricoverati più 8, 630 in totale, 64 più 1 rispetto a ieri sono in terapia intensiva, con 5 nuovi ricoveri, mentre altri 14.188, meno 436 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Complessivamente i casi di Covid-19 registrati in Abruzzo da inizio emergenza sono 32.275. Un enorme buco nel bilancio del comune di Chieti. Il sindaco Ferrara è pronto a dichiarare il predissesto finanziario e a chiedere un rifinanziamento alla Corte dei Conti. Il servizio di Giuseppe Dintino. Il comune di Chieti è senza il becco di un quattrino. C'è disperato bisogno di liquidità, ma il sindaco Ferrara si dice ottimista, benché non si aspettasse di trovare una tale situazione finanziaria. Chieti è indebitata per 47 milioni di euro. A questi si aggiungono circa 9 milioni per i contenziosi attivati, arrivando così a 56 milioni di disavanzo. Vi è poi la questione di Teate Servizi, la società di riscossione delle tasse, partecipata al 100% dal comune, riguardo cui la Corte dei Conti ha denunciato gravi irregolarità. Per quanto riguarda Teate Servizi, il problema strutturale è quello della incapacità totale, cioè della incapacità di riscossione globale dei tributi. In pochi mesi si sono avvicendati tre amministratori unici alla guida di Teate Servizi, ma quest'ultimo, sicura il primo cittadino, dovrebbe rimanere al suo posto. Per far fronte alla crisi finanziaria, Ferrara ha dichiarato che non alzerà le tasse, che sono già al massimo, ma chiederà un rifinanziamento alla Corte dei Conti. Chiederemo alla Corte dei Conti la possibilità di fare un programma di recupero pluriennale, quindi di un predissesto. Suppongo che abbiamo le carte perché la Corte dei Conti ci accordi questa possibilità. Ma ogni finanziamento ha un costo da pagare. Gli interessi passivi sulle anticipazioni del tesoriere nel quadriennio 2015-2018 hanno già superato il milione di euro. La voragine nei conti è l'eredità del centrodestra, tuona il segretario regionale del PD Michele Fina. Ma Ferrara è di altro avviso e non entra in polemica, ma anzi riconosce che quel prestito da 14 milioni e mezzo e il conseguente debito contratto da Di Primio con Cassa Depositi e Prestiti a due giorni dallo scadere del suo mandato era dopo tutto necessario, considerando la mancanza di liquidità. Sicuramente se il mio predecessore l'ha fatto era perché serviva liquidità, è indubbio che è un altro macigno, però diciamo evidentemente se l'ha fatto in quel momento serviva. Con lo slogan "Insieme vinciamo", il Comune di Teramo dà l'avvio allo screening di massa volontario e gratuito per il Covid-19. Individuati 22 siti dove i cittadini potranno recarsi per effettuare i tamponi. Si inizia giovedì 17 dicembre fino a domenica 20 dalle ore 8 alle ore 18. Tania Bonici Castelli.
Insieme vinciamo. Con questo slogan il Comune di Teramo dà l'avvio allo screening di massa sul proprio territorio. Le date prescelte sono quelle che vanno da giovedì 17 dicembre a domenica 20 dicembre. Intanto sono 22 i siti prescelti dall'amministrazione comunale dove effettuare i tamponi di massa. Palazzetti e palestre scolastiche sono pronte ad accogliere i teramani che vorranno sottoporsi volontariamente e gratuitamente ai tamponi. L'obiettivo dell'iniziativa è ovviamente quella di individuare il maggior numero di positivi asintomatici sull'intera provincia teramana e contenere il contagio. I siti individuati per Teramo sono i palazzetti dello sport di Scapriano e di San Nicolò, il Palacquaviva Giorgio Binchi, la Tenso Struttura di Villa Pavone, poi le palestre delle scuole Geometri alla Cona, dell'Iti in via San Marino, della scuola Noè Lucidi, Molinari, dell'alberghiero di Poppa, dell'agrario Rozzi a Piano d'Accio, dell'istituto Milli in via Fedele Romani, della scuola Zippilli, della scuola media Giovanni XXIII a San Nicolò. A disposizione dei teramani ci sono anche la facoltà di veterinaria a Piano d'Accio, l'università di Teramo al campus di Colle Parco, così come il Parco della Scienza, l'ipogeo di Piazza Garibaldi, la caserma dei vigili del fuoco di via Diaz, la clinica mobile dei vigili urbani in piazzale San Francesco, la sala espositiva di via Nicola Palma, l'antistadio a Villa Vomano e la motorizzazione di Villa Tordigna. Intanto questa mattina a Teramo sono tornati a scuola gli studenti della seconda e terza media, complessivamente 1050 ragazzi che hanno ripreso le lezioni in presenza. La cronaca, due persone arrestate, una denunciata, una segnalata alla prefettura, stupefacenti e denaro sequestrati e il bilancio di una maxi operazione portata a termine dal nucleo mobile della compagnia della Guardia di Finanza di Vasto, che ha scoperto in una villa alla periferia di San Salvo una zona di spaccio di sostanze stupefacenti gestita da albanesi. A insospettire le fiamme gialle è stato un continuo andirivieni di auto intestate a persone con precedenti per reati nel campo degli stupefacenti. In una villa nei pressi della zona industriale di San Salvo, nonostante nella abitazione formalmente non risiedesse nessuno. Il blitz dei finanzieri ha portato ad una perquisizione che ha permesso di rinvenire circa 47 grammi di cocaina, 17 grammi di hashish e 29 grammi di marijuana, nonché bilancini di precisione, 4.700 euro in contante, tra tre telefoni cellulari e diverse armi bianche. Il quantitativo complessivo di droga sequestrata avrebbe fruttato sul mercato oltre 5.000 euro. L'operazione ha portato all'arresto di un 25enne e un 21enne rinchiusi nella casa circondariale di Vasto, alla denuncia di un 32enne, alla segnalazione alla prefettura di Chieti di un 21enne, tutti accusati di detenzione di stupefacenti. E la Regione stanzia 1 milione di euro a favore dei piccoli comuni di montagna. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando tramite cui gli enti potranno presentare i propri progetti. Il servizio di Giuseppe Dintino. 1 milione di euro per i comuni delle aree interne e quanto annunciato dall'assessore Pietro Quaresimale per ridurre il gap tra la costa e la montagna. I comuni interni infatti soffrono innanzitutto lo spopolamento, i giovani tendono a lasciare i piccoli paesi alla ricerca altrove di maggiori possibilità economiche e sociali e i problemi dei piccoli centri si sono acuiti nel corso della pandemia. È un fondo regionale per la montagna di 1 milione di euro che ho voluto fortemente insieme alla giunta regionale per cercare di attenuare il divario con i grossi centri. Destinatari di questi fondi sono i comuni montani, le comunità montane, l'Unione dei Comuni, praticamente finanzieranno una serie di iniziative che vanno appunto dall'attività commerciale e artigianale in questi centri dell'entroterra e della montagna, ma anche dei benefici a chi vuole acquistare casa in questi comuni montani, per coloro che faranno iniziative per abbattere le barriere architettoniche. Sappiamo benissimo che tanti enti pubblici non hanno la possibilità di far accedere disabili, noi vogliamo sicuramente agevolare questa cosa, ma anche un servizio di informazione e formazione per il post-Covid. Nei prossimi giorni sarà pubblicato un avviso con tutti i dettagli tramite cui i comuni potranno accedere al bando regionale presentando il proprio progetto. Potranno ricevere il finanziamento i comuni con un tetto massimo di 10.000 abitanti, a meno che alcuni comuni non scelgano di accedere al bando unitariamente presentando un progetto condiviso.
I tempi burocratici di erogazione dei fondi però non sono ancora certi. E sulla tempistica è sempre difficile, perché se uno presenta una domanda, dopodiché è necessaria un'integrazione documentale, purtroppo non sempre dipende dalla commissione o dalla regione, purtroppo sono dei fondi che vanno comunque sempre rendicontati, perché parliamo di soldi pubblici e quindi comunque vanno valutati attentamente i progetti, e quindi sulla tempistica precisa non le posso dire chiaramente un termine certo. È già online consultabile da chiunque il portale L'Aquila Open Data, evoluzione di quello già in rete, ricostruzione Open Data, che amplia i servizi a disposizione di cittadini e amministrazioni pubbliche. Vediamo. Un simulatore di terremoti, mappe di irradianza solare, accumulazione delle acque meteoriche, mappe interattive del territorio ad alta risoluzione, oltre ad approfondimenti su diversi ambiti come lo sviluppo economico del cratere sismico. E il portale Open Data L'Aquila, che rappresenta un'evoluzione di Open Data Ricostruzione, progetto lanciato dal Gran Sasso Science Institute nel dicembre 2016 e relativo ai dati della ricostruzione post-sisma 2009. Open Data L'Aquila è realizzato dal Gran Sasso Science Institute in collaborazione con l'Università degli Studi dell'Aquila, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, il Comune dell'Aquila, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione, la Fondazione Open Police ed ActionAid. La conoscenza e la condivisione delle informazioni faciliteranno le amministrazioni dei cittadini nel perfezionare le politiche pubbliche e i comportamenti in fatto di prevenzione e mitigazione del rischio, per una maggiore sostenibilità energetica, per il miglioramento dei servizi pubblici e la crescita dell'economia territoriale. Questo è un protocollo importante perché le tematiche al centro sono prima di tutto la trasparenza, e quindi la possibilità di dare ai cittadini la possibilità di accedere a questi dati, che sono dati importantissimi, e in secondo luogo la sinergia. Oggi la possibilità di arricchire il portale è riservata ad enti e amministrazioni, ma in futuro la piattaforma sarà aperta anche ai singoli cittadini. A Chieti, Palazzo De Maio si illumina per il Natale in segno di vicinanza al commercio cittadino sofferente a causa della pandemia. Il servizio di Stefano Recanati. Accese sabato pomeriggio le luci di Natale su Palazzo De Maio. La struttura in corso dei Marruccini a Chieti, acquisita dalla Fondazione Banco di Napoli, si è illuminata a festa. Per l'occasione l'Accademia Music e Art International Giuliano Mazzoccante ha dato vita ad un piccolo flash mob intonando alcuni brani natalizi. Con questa iniziativa la Fondazione ha voluto lanciare un messaggio alla cittadinanza per favorire il rilancio delle attività commerciali in grave crisi a causa della pandemia da Covid-19. Avete sentito che c'è stato un prologo all'accensione delle luci, che è stato un forte bussare alle finestre per significare proprio questa voglia di riapertura, di uscita, di rottura di questo momento piuttosto grigio, e poi l'illuminazione del palazzo, che deve essere un segnale di luce e quindi di ripresa. E questo è un po' il segnale che la Fondazione ha voluto dare alla città di Chieti nella sua presenza qui sul territorio, sul posto, e diciamolo, su un corso che ha una bellezza particolare e che merita un decoro di questo genere. Inoltre non si è mai fermata la campagna Una goccia nell'oceano, volta ad aiutare le persone bisognose con la distribuzione di pacchi alimentari, resa possibile grazie alla preziosa collaborazione di realtà laiche e religiosi del territorio abruzzese. Un sostegno alle famiglie più bisognose, stiamo continuando a farlo in questo periodo natalizio perché non vogliamo far mancare la nostra presenza, proprio per quelle persone che sono un pochettino ai margini e che si trovano oggi in grandissima difficoltà. Il palazzo ha avuto già delle iniziative, ne avrà delle altre molto importanti, speriamo di portare qui a Chieti cose internazionali. Abbiamo aperto una scuola di musica per i ragazzi attraverso il supporto del maestro Mazzoccante, è aperta tutti i giorni, stanno facendo un lavoro molto molto importante, ma faremo anche altre cose noi da parte nostra. Lutto nel mondo dello sport, si è spento all'età di 82 anni Vitaliano Patricelli, per tanti anni presidente e provinciale del CONI di Pescara, fu anche vicepresidente della provincia di Pescara. Da allenatore aveva, tra le altre squadre, guidato il Pescara nei primi anni 70, aveva anche allenato l'Angolana e il Lanciano. Lascia la moglie Maria Rosaria Parlione, già assessore comunale di Montesilvano, e due figli. I funerali in forma strettamente privata si terranno domani, 15 dicembre, alle ore 10:30, nella chiesa di Sant'Antonio, sempre a Montesilvano.
Calcio di Serie B, vigilia del turno infrasettimanale per il Pescara che domani sera sarà di scena a Pisa, ore 21, direzione di gara affidata ad un abruzzese, Daniele Paterna della sezione di Teramo, vediamo il servizio per le ultimissime. Dubbio setter per il Pescara. Le incognite principali per l'infrasettimanale di domani sera, ore 21, all'Arena Garibaldi contro il Pisa del pescarese Luca D'Angelo, sono legate proprio al centravanti colombiano, che è regolarmente convocato. Con la squadra sotto di un gol contro il Vicenza, Breda lo aveva comunque avvicendato per un principio di affaticamento muscolare. C'è il problema della gestione dei muscoli fragili di colui che è l'unico centravanti in rosa. E allora, se farlo partire dal primo minuto o giocare questa carta per l'ultima mezz'ora, sarà una scelta delicata del tecnico biancazzurro, che porta in terra toscana Anzità, ma deve lasciare a casa Di Grazia al pari di Busellato e Balzano e dei lungodegenti Drudi, Del Favero e Masciangelo. Setter o Capone dunque al fianco di Galano. Davanti a Fiorillo si rivedrà Scognamiglio, alla sinistra di Bocchetti. Per il terzo di destra Gut potrebbe essere favorito su Antei, che difficilmente potrà giocare dall'inizio dopo i 90 minuti e gli errori con il Vicenza. A destra si rivedrà Bellanova, a sinistra ballottaggio Jarosinski in Zita. In mediana occhio a Omeonga, che potrebbe insidiare Valdifiori con Memusciai e Maestro mezzeali. Sul fronte Pisa, squalificato Marin, toccherà a Siega completare il centrocampo con Gücher e Mazzitelli nel 4-3-1-2 di D'Angelo. Davanti potrebbe toccare di nuovo a Marconi al posto di Palombi, match winner con il Pordenone. Le vittorie nel recupero con l'Ascoli e contro i Ramarri hanno sensibilmente migliorato la classifica del Pisa, salito a 13 punti. Si affronteranno le peggiori difese del campionato, coi toscani che hanno fatto peggio del Pescara, 25 reti subite a 22, anche se il Pisa ha buoni numeri in attacco e anche un ventaglio di alternative che Breda può invidiare. Per il Pescara si tratterà anche di sfidare un campo tabù. All'Arena Garibaldi, in 14 precedenti, mai una vittoria. Lo scorso fine giugno un finale beffa con il gol partita di Soddimo a certificare il decimo stop del Delfino in terra pisana, a fronte di 4 pareggi, l'ultimo datato aprile 94, 1-1 con rete di Gaudenzi. Particolare la designazione di gara, che sarà anch'essa abruzzese, Daniele Paterna della sezione di Teramo, al suo primo anno in CAN AB e alla sua prima direzione con il Pescara. Col Pisa 3 direzioni, 2 pareggi e una sconfitta. Proprio con i nerazzurri ha debuttato in Serie B alla prima giornata in Reggiana Pisa 2-2. Terzo pareggio consecutivo per il Teramo, siamo chiaramente in Serie C, che a Torre del Greco impatta 1-1 con la Turris. Al gol nel primo tempo di Santoro ha risposto Giannone per i campani. Diavolo che sale a 26 punti in campionato e domenica attende al Bonolis, sabato attende al Bonolis il fanalino di coda Cavese. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Il Teramo rimanda ancora l'appuntamento con la vittoria ed incappa a Torre del Greco nel terzo pareggio consecutivo. A Liguori finisce 1-1 con la formazione di Paci che passa in vantaggio con una perla di Santoro, ma si fa poi recuperare nella ripresa. Bonino vince il ballottaggio in avanti con Pinzauti e Gerbi, mentre Trasciani prende il posto sull'out di destra del più giovane Celentano. Per il resto va in campo la formazione attesa, che parte anche con il giusto atteggiamento a differenza delle ultime trasferte. Costa Ferreira infatti impegna subito a Bagnale in calcio d'angolo. Bomba Baggi prova a fare lo stesso al settimo da calcio di punizione, disegnata però di poco alto sulla traversa. La Turris si affida ai lanci lunghi in profondità e dal dodicesimo Fabiano serve Pandolfi sulla corsa, che però da posizione defilata sparacchia lontano dalla porta. Il Teramo capitalizza al diciannovesimo. Ilari fa partire l'azione portata avanti da Bonino. Bombaggi arriva in ritardo sul secondo palo sul cross dell'attaccante, ma lascia Santoro che scarta un avversario e con un destro a giro piazza il vantaggio del Diavolo sul palo più lontano. Questo è il secondo centro stagionale per il centrocampista siciliano. La gara attraversa poi una fase interlocutoria da emozioni ed occasioni scarse. Se il Teramo aveva iniziato bene la gara, la Turris però parte col piede giusto nella ripresa. All'ottavo i corallini protestano per l'annullamento di un gol per presunta posizione di fuorigioco. Santoro rimedia poi una botta al ginocchio sinistro dopo uno scontro di gioco. Prova a resistere, ma al quarto d'ora lascia il campo a Viero, con Paci che manda sul terreno di gioco anche Mungo per Bonino, rinunciando di fatto ad un attaccante puro. Al ventitresimo Pandolfi aggiusta la mira rispetto al primo tempo, ma coglie, servito in profondità, l'esterno della rete. 2 minuti più tardi però sarà fondamentale nel girare di petto per l'inserimento di Giannone, che con Mancino trafigge Lewandowski e firma il pareggio per la Turris. Mungo
col senno di poi avrà le occasioni migliori per il diavolo. Primo al 28esimo, ma il suo tiro viene deviato e da Bagnale è pronto a girarlo in angolo. Infine, in pieno recupero, il centrocampista, su azione insistita, va al tentativo dal limite dell'area, sbagliando però di parecchio la mira. Paci aveva anche da prima tentato le carte Gerbi e poi K inutilmente. Per il Teramo questo è il terzo punto nelle ultime quattro giornate, con avversari alle spalle in classifica che si avvicinano al terzo posto dei biancorossi. Sabato prossimo al Bonolis arriva la Cavese. Ed è ripreso il campionato di Serie D con lo scontro tutto abruzzese della settima giornata, uno scontro che è andato al Pineto. La rete di Paoli condanna un Giulianova falcidiato dalle assenze, ma che rimane a un punto in classifica aspettando il recupero di mercoledì contro il Porto Sant'Elpidio. Roberta Di Sante. Il Pineto fa suo il derby contro un rimaneggiato Giulianova, conquistando tre punti pesanti. I biancazzurri superano di misura i giallorossi grazie ad una prodezza balistica di Paoli al termine di un derby agonisticamente combattuto, ma che evidenzia carenze nel reparto avanzato di entrambe le compagini. Nel Pineto Salvatori prende il posto di Orlando, passato al Latina. In mediana Camplone affianca Paoli, davanti c'è Tomassini con Olcese squalificato. Il neoacquisto Mininkleri parte dalla panchina. Del Grosso costretto a rinunciare in extremis a Ranellucci, accentra in difesa De Moleon con Ferrini e Cristiano Del Grosso a supporto, inserisce Antonelli ed Antonio sulla sinistra, mentre in avanti Campagnacci sostituisce un pedalino non al top della condizione. La prima occasione della gara è per gli ospiti, al sesto Cristiano Del Grosso dalla bandierina in becca De Moleon che, sbilanciato, spedisce alle stelle. Al 12esimo si sblocca il risultato. Paoli approfitta di un disimpegno errato del Giulianova, vede l'ex Amadio fuori dai pali e fa partire un pallonetto che sorprende tutti e si insacca alle spalle del portiere giallorosso per l'1-0 in favore dei padroni di casa. Galvanizzato dal vantaggio, il Pineto sfiora il raddoppio al 27esimo con Esposito che si incunea in area, ritrovandosi a tu per tu con Amadio che ci mette una pezza, toccando la sfera quel tanto che basta per favorire l'intervento risolutivo di Del Grosso. Il Giulianova pressato fatica a creare occasioni pericolose, tanto che Mercorelli è praticamente inoperoso. Al 36esimo D'Antonio viene servito al limite dell'area, ma l'ottimo intervento di Ciarcelluti in chiusura gli impedisce il tiro. Di fatto finisce qui un primo tempo agonisticamente combattuto ma avaro di occasioni. Nella ripresa al decimo i giallorossi ospiti avrebbero l'occasione del pari, ma Antonelli, servito sul palo lontano, spedisce al lato sprecando una buona opportunità. Anche il Pineto dall'altra parte fatica a trovare il pertugio giusto. Al 16esimo Esposito tenta una conclusione da fuori, ma Amadio respinge e la difesa libera la propria area, girandola di cambi quindi per i due tecnici, con il risultato che resta inchiodato sull'1-0. Il più pericoloso tra i nuovi entrati è Bugaro, che al 23esimo dal limite spara alto, mentre al 29esimo chiama alla parata Remo Amadio. L'occasione più ghiotta però per il Giulianova arriva in pieno recupero al 48esimo, quando Campagnacci, servito da Del Grosso in scivolata, spedisce fuori l'opportunità di portare a casa almeno un punto. Al triplice fischio a gioire per i tre punti è il Pineto, che continua tuttavia a palesare qualche difficoltà negli ultimi 16 metri. Matura invece per un Giulianova in crisi di risultati la quinta sconfitta in 6 partite. Giallorossi che mercoledì proveranno a giocarsi il tutto per tutto nel recupero contro il Porto Sant'Elpidio. E invece sconfitta per il Notaresco, che cade 4-1 sul campo del Campobasso, trascinato dalle quattro reti di un super Cogliati. La squadra di Epifani resta in 10 in avvio per il rosso a Colombatti e crolla nel finale dopo il momentaneo 1-1 di Banegas. Paolo Renzetti. Va al Campobasso per 4-1 il big match di giornata del girone F nella sfida fra due delle pretendenti alla vittoria finale del torneo. A fare la differenza al nuovo Romagnoli la coppia Esposito-Cogliati, con il primo ad inventare ed il secondo a segnare un poker di reti. Al comunale di Selvapiana squadra in campo con il 4-3-3 prima del via, minuto di raccoglimento in memoria di Paolo Rossi. Avvio aggressivo dei molisani in campo con la maglia bianca, che però rischiano al sesto minuto quando Marchionni
con un tiro a giro chiama Raccichini alla deviazione in calcio d'angolo. Gli abruzzesi rispondono colpo su colpo agli attacchi locali fino al 15° quando Colombatti va a commettere fallo da ultimo uomo in chiara azione da rete su Vitali. In posizione dubbia il direttore di gara estrae il rosso ed espelle il difensore abruzzese con il notaresco che resta così nei 10 per quasi tutto il match. Gli ospiti però non demordono e al 25° si vedono con una punizione di Frulla che spedisce il pallone sopra la traversa. Passa un minuto e i padroni di casa trovano il vantaggio con la punizione calciata da Esposito ed il servizio in area per Cogliati che al volo mette il pallone alle spalle di Sciba. Gara ancora più in salita per il notaresco in 10 e sotto di una rete che rischia anche al 31° quando Bontà sotto porta manca il bersaglio grosso. Attacca la squadra di Cudini con Esposito al 33° pericoloso e che chiama Sciba al miracolo e il campo basso a fare la gara con gli ospiti ora in sofferenza ma che al 37° prima con Speranza e poi con Dos Santos falliscono il pareggio a tu per tu con il portiere di casa. Il finale di tempo al 45° vede però il pareggio abruzzese propiziato da Dos Santos che se ne va verso il portiere di casa dopo un lancio millimetrico di Marchionni prima di essere atterrato da Menna in area. Fallo evidente e rigore assegnato da Mirabella di Napoli che ammonisce anche il giocatore di casa. Dagli 11 metri Banegas non sbaglia mettendo il pallone in rete per il gol del pareggio con cui si chiude il primo tempo. Nella ripresa al terzo i molisani si riportano però in vantaggio grazie ancora a Cogliati che su assist di Esposito non sbaglia regalando alla sua squadra il nuovo vantaggio. Doccia gelata nel freddo pomeriggio del nuovo Romagnoli per gli abruzzesi costretti nuovamente ad inseguire. Al 9° proteste vibranti all'indirizzo del direttore di gara del tecnico di casa Cudini che viene espulso. Si innervosisce e non poco il match mentre al 13° Epifani manda in campo Gallo per Di Stefano con gli abruzzesi che passano alla difesa a 3. La squadra del tecnico abruzzese cerca di attaccare ma gli spazi di manovra per il Frulla e compagni sono ridotti con i locali che si rivedono così al 19° quando dopo un'uscita difettosa di Raccichini la palla prima della linea di porta viene allontanata da Dalmazzi. Al 22° c'è un lampo molisano con il tiro di Cogliati parato a terra da Sciba. Al 24° Vitali cade in area abruzzese dopo un contrasto e chiede il rigore con il direttore di gara che va invece ad ammonirlo per la seconda volta per simulazione, rosso per l'attaccante locale e nuova parità numerica in campo con il notaresco che crede nella rimonta ma crolla perché alla mezz'ora ancora Cogliati in area notareschina fra 3-1 e tripletta personale. Brutto colpo per Sciba e compagni che provano a rifarsi sotto prima di subire al 36° il 4-1 locale griffato ancora dallo scatenato Cogliati autore di un poker di reti. Per gli ospiti vicini a subire il quinto gol al 92° ad opera di Van Zan arriva così una sconfitta pesante nel punteggio ma che non cambia la storia di un campionato ancora tutto da scrivere e da giocare. E la migliore abruzzese in Serie D è il Castelnuovo che regola 1-2 il Matese in trasferta e ottiene il quinto successo in 7 gare, il terzo lontano dalle mura amiche. Il servizio. Dopo i weekend dedicati ai recuperi, l'FC Matese per risalire la classifica incontra un cliente abbastanza scomodo come il Castelnuovo Vomano che manifesta in pieno l'interesse di confermarsi tra le prime posizioni. Il signor Dorillo della sezione di Torino a capo della terna arbitrale per il club matesino. Sono arrivati i saluti di Negro e Menicucci e di tesseramenti dell'ex difensore dell'Olimpia Agnonese Cassese, l'attaccante proveniente dal Caldiero Terme, Luis Fabian Galesio. Per la cronaca i locali si fanno preferire nelle prime battute di gioco. Abre calcio dal limite ma manca di precisione, calcio di punizione al 17° dalla corsia di destra, Costantino in elevazione spedisce alto, ancora i matesini ad essere propositivi dopo una giocata di Abre, girata di testa di Galesio che non riesce a dar forza e Natale para in tuffo, calcio di punizione in favore dei teramani dal limite proprio con Di Rocco, ci pensa la barriera a proteggere Palombo. Altra situazione da fermo al 40° destro al veleno di D'Egidio sulla respinta di Palombo, marcatura annullata per posizione irregolare, primo tempo che si chiude con un calcio piazzato di Barone sul primo palo, fa buona guardia Natale, seconda parte di gara con la regia di Antonio Di Perna, l'episodio al 16° cross di San Severino, Barone in maniera irregolare su Fagioli, l'arbitro indica il dischetto dal quale Di Rocco sceglie una soluzione rasoterra e spiazza Palombo per lo 0-1, reazione in
immediata dei campani al 23esimo, pimpante acrobazia di Abré dal limite, da applausi la risposta di Natale che si riconferma in giornata super. Alla mezz'ora cala però il gelo sul Ferrante per mano di Stefano Di Ruocco, che con un gesto tecnico ammirevole realizza lo 0-2, la sua doppietta personale che taglia di fatto le gambe ad un Matese stordito che si fa rivedere dalle parti di Natale con Abré intorno al 33esimo, la cui battuta a rete viene deviata in corner dalla retroguardia ospite. 36esimo, tentativo dal limite di Barone, pallone che scavalca la barriera ma non impensierisce l'estremo difensore del Castelnuovo. Nel secondo minuto di recupero Porrini del Vomano, membro della barriera, resta la corsa del pallone con il braccio, scorrettezza che gli comporta il doppio giallo, lascia il Vomano in 10, calcio di rigore per il Matese che trasforma il nuovo acquisto galesio, un gol che serve soltanto a rendere meno amara la sconfitta per la compagine di Piedimonte, che spera di invertire la rotta già da domenica prossima in trasferta contro il Cinzia Albalonga. Quinta vittoria in 7 gare invece per il Castelnuovo Vomano, prossimo avversario del Campobasso per una sfida al vertice. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Replay, la trasmissione di Enrico Rocchi dedicata all'analisi dell'ultima prova del Pescara contro il Vicenza, ma anche per proiettarsi verso il match di domani contro il Pisa. Per quanto riguarda il TG6 invece l'appuntamento è con la terza edizione, quella delle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.